Benvenuti a tutti a questo 5 Minutes with Tech Genius. Ebbene sì ragazzi, questo è un appuntamento che parte da oggi con tante tantissime notizie. Infatti questo appuntamento, che sarà un appuntamento settimanale, che troverete tutti i lunedì sul canale YouTube di Tech Genius, ebbene sarà un appuntamento che cercherà di aggiornarvi su tutto quello che è accaduto durante la settimana passata. Ebbene, infatti inizieremo questo cammino insieme a voi proprio con 5 Minutes with Tech Genius, per poter cercare appunto di tenervi sempre informati anche sul canale YouTube. Canale YouTube in cui potete trovare anche tantissime altre cose, tra cui recensioni, unboxing, insomma tantissime tantissime cose, sempre per potervi aggiornare e potervi far restare in contatto con la tecnologia. Tutto ciò è firmato naturalmente Tech Genius. Ma partiamo dalla prima notizia, ragazzi, partiamo dalla prima notizia della settimana, perché insomma non possiamo che non parlare del nuovo Samsung Galaxy S4. Questo nuovo smartphone di casa Samsung, che appunto arriva proprio in questi giorni, con una presentazione che si è tenuta a New York, una presentazione diciamo molto teatrale. Infatti è stato presentato in un teatro con diciamo lo svolgimento di un'opera teatrale proprio basata su questo nuovo Samsung Galaxy S4. Un nuovo Samsung Galaxy S4 che ha delle caratteristiche tecniche veramente fenomenali, ha anche delle funzioni molto molto importanti e dei servizi molto interessanti. Caratteristiche tecniche adesso ragazzi andiamo a vedere brevemente: display da 5 pollici, Super AMOLED da 1080x1920, CPU Exynos Opta 5410 da 1,6 GHz, RAM da 2 GB, quindi anche un'ottima RAM. Insomma, gli ultimi smartphone iniziano ad avere tutti una RAM da 2 GB. Abbiamo anche una memoria interna da 16, 32 e 64 GB, ancora non è stato specificato se potrà essere estesa o non. Abbiamo 13 megapixel di fotocamera con un'apertura a 2.2, quindi veramente molto molto interessante anche questa nuova fotocamera del Samsung Galaxy S4, che di sicuro se la andrà a battere con le fotocamere più interessanti del momento nel mercato. Abbiamo anche una fotocamera anteriore da 2 megapixel, quindi una fotocamera che sarà protagonista all'interno di questo Samsung Galaxy S4, perché si potranno fare anche videochiamate a due. Questo è uno dei servizi che appunto Samsung ha rilasciato. Connettività LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, quindi insomma tutte le più importanti connettività presenti nel mercato. Una batteria da 2600 mAh, quindi una batteria di sicuro impressionante per la sua potenza e resistenza. E poi sarà anche removibile, quindi proprio grazie a una batteria che verrà rilasciata di sicuro a breve da Samsung, potremo cambiarla se ne avremo bisogno. Dimensioni 68x136,6x79,9 mm, quindi 7,9 mm di spessore, che è veramente impressionante per quanto è sottile. E abbiamo un peso di 130 grammi, quindi un peso anche molto poco diciamo largo come stazza. Abbiamo all'interno un OS Android 4.2.2, quindi un Android di ultima generazione, il nuovo Jelly Bean. Insomma, uno smartphone che di sicuro se la batterà sul mercato e che cercherà di dare corda ad altri smartphone e cercare appunto di prendere sempre il primo posto. Proprio in questi ultimi giorni è stato ufficializzato che il Samsung Galaxy S3 appunto ha raggiunto 50 milioni di smartphone venduti, quindi insomma è veramente un record impressionante per Samsung, che di sicuro continuerà con questo nuovo Samsung Galaxy S4. Naturalmente l'articolo di questo nuovo Samsung Galaxy S4 lo trovate su www.techgenius.it. Rimanendo sempre nel campo Android, si parla del nuovo Nexus 5, questo nuovo smartphone che dovrebbe essere presentato al Google I/O 2013, questa manifestazione che viene fatta ogni anno da Google, di solito nei primi giorni di giugno. Infatti è stata ufficializzata proprio così questa manifestazione nelle scorse settimane. Ebbene, si parla di questo nuovo Nexus 5 come di un nuovo smartphone targato LG e Google, quindi ancora una volta un hardware proprietario di LG in collaborazione naturalmente con Google. Dovrebbe arrivare in presentazione proprio al Google I/O 2013 e poi naturalmente l'uscita si prevede per l'inizio del mese di
di settembre 2013. Questo è tutto, ragazzi, vi ringraziamo per averci seguito, per aver seguito questi 5 Minutes with Tech Genius, e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.